qualcosa di mai successo, insomma. Purtroppo piangiamo la scomparsa della nostra cara Rossella e tre persone disperse. È tutto distrutto, insomma, è sotto i nostri occhi. Noi abbiamo fatto un giro anche in Contrada Bandiera e Contrada Cipolluzzo. C'è una voragine di 30 metri di strada. Sì, vabbè, la forza dell'acqua qui è stata una forza sovrannaturale. Quando si smantellano l'acqua porta via ponti, strade, eccetera, eccetera, è qualcosa di fuori dalla portata ordinaria. Per cui, insomma, adesso ci dedichiamo alla ricerca delle altre tre persone. La macchina è uscita da vicino alla casa di Rossella, strada a strada, è venuta sul ciglio della gravina e si è fermato qua di fronte, dove stiamo noi, di fronte a noi. La macchina è stata spostata di qua, la macchina stava qua prima, ora l'hanno spostato là. La ragazza non ci stava quando siamo intervenuti noi, non ci stava la ragazza, le portiere stavano chiuse. Perfetto. Da dove è uscita la ragazza dal finestrino? Non l'abbiamo vista, se no... Dunque voi avete ritrovato direttamente la macchina vuota? La macchina vuota, sì, la macchina vuota. Perché poi ci hanno comunicato che la ragazza stava in un'altra parte, che l'avevano trovata in un'altra... Siamo andati là, dopodiché non era quella ragazza, era un'altra ragazza con un'altra 500. Appunto perciò dicevano... Era viva? Sì. Abbiamo fatto il soccorso, però era viva. E poi siamo venuti qua per cercarla da qua vicino, però non ce l'abbiamo fatta. È stata brutta ieri sera? È stata bruttissima, no, brutta, bruttissima. Qua portava oltre 9 metri di acqua. Vedo che avete avuto anche dei danni dentro casa, no? Sì, assai danni, purtroppo. La casa è allagata? La casa è tutta allagata, una macchina del signore che abita qua se l'ha portata, una macchina, una Ford, se l'ha portata giù. Si è trovata la macchina, però non c'è più niente. La lasciamo un punto poi? Fare statistiche in questo momento dei danni credo che non sia possibile, ancora troppo presto, perché credo tutte le forze ora sono impegnate nel soccorso. La valutazione dei danni è il momento successivo, ma fino a quando non si presta il soccorso, non si è certo di aver messo in sicurezza persone e abitati, non si riesce a parlare. Qui noi siamo venuti ovviamente come Protezione Civile regionale a supporto del sindaco, che è il dominus della questione, al quale però insomma cerchiamo sempre di evitare che i sindaci rimangano soli in queste vicende. Quindi noi stiamo cercando di collaborare con quello che possiamo, con i nostri volontari che stanno arrivando dalle altre parti della provincia di Taranto, sia per aiutare le forze dell'ordine, vigili del fuoco, carabinieri, guardie di finanza, che sono impegnati nella ricerca dei dispersi, sia i tecnici comunali invece impegnati più sul fronte dei danni e delle situazioni di vivibilità delle case. Ci sono ancora alcune famiglie isolate, ci dicono i comuni. Ecco, diamo la priorità a loro, alle famiglie. E si dà la priorità ovviamente alla vita umana, quella è in questo momento è la cosa che più importa a tutti. È andata che ieri sera la pioggia era insistente. Io ho visto che qui il canale si riempiva, però non pensavo così tanto. Sì, ci sono state piogge, ma così violente. A un certo punto ho chiamato mia mamma, perché l'abitazione è di mia mamma, sì. Ho detto sali sopra perché non mi sembra normale questa situazione. No, non mi sembra normale. L'ho portata sopra e dopo un po', quando ci siamo affacciati, era un disastro. Scene da film? Da film? Non so neanche dire... Non so dire che cosa è successo, ho visto l'acqua che arrivava fino alla falegnameria là, quindi in automatico arrivando fino alla falegnameria ha preso la casa tutta di mia mamma, che non c'è più niente. Avete perso tutto? Tutto, non c'è più niente.
ci vorrà tantissimo per ripristinarla, proprio tanto. La casa della signora proprio è completamente distrutta. Non si recupera più niente, assolutamente niente. Visto, mica, pure qua, lei era sera. Gianfranco, ero la sera.